21 e un minuto, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay alla vigilia di un nuovo turno di campionato in Serie B. Domani il Pescara di scena a Venezia. Un altro risultato negativo sabato con l'Empoli, la seconda sconfitta consecutiva per i biancoazzurri di Oddo, e l'ultimo posto in classifica sicuramente non è un belvedere. Rispetto alla gara di Reggio Calabria ci sono degli aspetti incoraggianti sotto il profilo della prestazione, ma evidentemente tutto questo non basta. Il senso di autostima però non deve abbassarsi. È anche vero che gli infortuni stanno facendo un po' la differenza. Notizia di oggi che tra i convocati non c'è Maestro, oltre ad Asensio, Setter e Bellanova. Quindi anche sotto questo aspetto non ci sono riscontri positivi. Analizzeremo ovviamente il momento del Pescara con ospiti in studio, con collegamenti esterni. Vado a salutare subito gli amici qui in studio, rispettando sempre il distanziamento di 1,5 metri. Antonio De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto. Al suo fianco Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Ciao a tutti. Un bentornato a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera. E rivedo con piacere anche Stefano Buda, direttore responsabile di Abruzzo 24 News. Buonasera. Ben rivisto Stefano. In studio come sempre c'è Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Saluto in regia Maurizio Dagui. Parto subito da Andrea Costantini perché è serata di posticipi. Chi gioca stasera Andrea? Enrico, gioca intanto in Serie A la partita tra Verona e Genoa, risultato di 0-0, e sta per iniziare il posticipo di Serie C, girone C, quindi il girone che interessa al Teramo, derby tutto campano tra Avellino e Juve Stabia. Nel pomeriggio, nel girone A di Serie C, vittoria in trasferta del Como a Lucca per 3-2. Allora Andrea, prima di iniziare il nostro incontro in studio, ci dai le ultimissime sui casi positivi tra i calciatori in Serie B? Sì, perché oggi ha fatto scalpore quanto accaduto nella Reggiana, che ha emesso un comunicato nel quale il club neopromosso ha annunciato che ci sono stati 6 casi di positività nei tamponi che sono stati eseguiti nelle ultime ore. 3 di questi casi di positività attengono a giocatori, altri 3 casi attengono allo staff tecnico. Tutti i casi sono asintomatici, dunque sono stati posti in isolamento. Non è in discussione la partita della Reggiana di questo turno infrasettimanale. C'è un aggiornamento anche che riguarda il Monza, che non ha giocato l'ultimo turno di campionato contro il Vicenza, ha subito giocato il bonus la società Brianzola, chiedendo e ottenendo dalla Lega di Serie B il rinvio della gara con il Vicenza. Oggi anche Carlos Augusto è stato dichiarato positivo. Sono in questo momento 7 i casi di positività in seno al Monza, ma la partita di domani sarà regolarmente giocata. Poi mi dicevi che un tecnico pescarese è tornato in pista. Assolutamente sì, parliamo di Andrea Camplone, che è il nuovo allenatore dell'Arezzo. Ieri è stato esonerato dopo la sconfitta a Carpi per 4-1 Alessandro Potenza. Al suo posto è stato chiamato Andrea Camplone, che sarà presentato domani pomeriggio alle ore 15. Con lui ci sarà il vice Maurizio Tacchi e il preparatore dei portieri Marco Onesti. A te. Poi daremo altri aggiornamenti, in bocca al lupo ovviamente ad Andrea Camplone per questa nuova esperienza. Allora, entriamo subito nel vivo del discorso. Di questi tempi molti sostengono inutile guardare la classifica, però certo alla vigilia di un test severo come quello di Venezia e anche con questo ciclo di gare difficili, sabato il Frosinone, poi Lecce, poi Cittadella, certo non c'è da essere ottimisti. Ma sulla partita di sabato, Totò, cosa ti senti di dire? Ma non è stata una brutta partita, tenendo conto della di come il Pescara si è presentato, a parte la batosta di Reggio Calabria, con una formazione anche ancora una volta d'emergenza, anzi più di altre volte. In pratica ha giocato con una difesa che io ritengo improbabile, nel senso che molto, molto improvvisata, con Ventola Tersino titolare. Ecco, diciamo subito che domani dovrebbe rientrare Balzano, esatto, sulla fascia già destra. Già questo è un, credo che sia positivo. E poi voglio dire, la squadra tra l'altro si è giocata anche senza attaccante di ruolo, cioè perché Bocic, il ragazzo, non ha certo il fisico del bomber capace di tirare sulla squadra. Insomma, quindi insomma, con questa premessa
e considerando come ci è arrivata è stata comunque una buona partita, perché Pescara tutto sommato la partita l'ha fatta più o meno a livello dell'avversario, che sottolineiamo insomma almeno cioè un avversario fortissimo insomma per la Serie B, già abbastanza preparato, per cui peccato, perché magari ci poteva stare un pareggio, non sarebbe stato rubato, che avrebbe comunque dato un po' di linfa a questa squadra. Adesso l'avversario vero del Pescara in questo momento è soprattutto il calendario, perché giocare dopo sì, ampliremo sì, il discorso. Francesco, la tua analisi sulla partita di sabato? Prendo lo spunto dall'ultima frase di Totò: l'avversario del Pescara attualmente è il Pescara, nel senso di non perdere quella fiducia che è necessario, di trovare il modo di uscire indenni, diciamo così, dalle prossime partite, e riuscire a vedere di trovare soluzioni che francamente non si vedono, nel senso che adesso deve provare a inventare qualcosa Oddo, perché questa squadra renda un pochettino di più, perché io sono solo in parte poi d'accordo con la prima analisi di Totò, che è stata una partita nella quale il Pescara ha tenuto sì testa all'Empoli nel primo tempo, perché è vero che è andato sotto sul gol e poi ha trovato questo gran gol, grande giocata del attualmente il giocatore più in forma del Pescara, che non ci sarà Pescara, domani, ecco un'altra bella notizia, diciamo così, che domani non ci sarà. Però poi nel secondo tempo, quando ha preso gol, io questa reazione del Pescara, così come c'era stata decisa, chiara, limpida nel primo tempo, non l'ho vista nella ripresa. Riccardo, sei più vicino alle idee di Francesco o di Antonio? Ma un po' di tutte e due. Perché cioè, c'è stata o no la reazione secondo te? Poteva essere forse ancora più incisiva, però è una squadra in costruzione, è una squadra, l'allenatore non riesce a mettere 11 persone ogni settimana, deve cambiare formazione tra gli infortuni, in caso di Covid, insomma qualche problema c'è stato, è una squadra che bisogna avere ancora un po' di tempo. Si è visto sicuramente delle tre partite giocate, quella che avevano giocato meglio, oppure avendo perso, abbiamo creato qualcosa, considerando il fatto che abbiamo giocato sempre senza l'attaccante. E il problema... Ecco, a proposito dell'attaccante, scusami se ti interrompo, su Asensio Oddo si era espresso dopo la partita che poteva rientrare a Venezia, però evidentemente dallo staff sanitario sono giunte notizie un po' contrastanti, prima un po' più ottimistiche, poi si è scoperto che l'infortunio è più grave delle previste, quindi Asensio rischia di saltare sia la partita di domani sia la prossima con il Frosinone insieme a Seter, quindi non c'è proprio un attaccante in questo inizio di campionato. E uno dei problemi che abbiamo è l'attacco, nel senso che questa volta abbiamo anche tirato un pochino di più in porta. Mi spiace molto che alla prossima partita non c'è Maestro, perché veramente il giocatore attualmente più forte è quello che comunque fa spazio, tira, crea, cerca di fare qualcosina in più degli altri. Galano un pochino meglio, non è ancora il Galano che conosciamo, però è un po' in ripresa, e quindi per la prossima partita si deve inventare qualcosa. Stefano, invece il tuo punto di vista, sì, ci sono delle attenuanti, però questa è la peggior partenza degli ultimi 10 anni, un solo punto dopo 3 giornate, ha fatto peggio solo un trittico di squadre con Delio Rossi nel 2000-2001, con Simonelli nel 2004-2005, con Ballardini nel 2006-2007, 0 punti in 3 partite, però alla fine si è retrocesso con queste gestioni. Adesso non vogliamo essere pessimisti, i numeri contano fino a un certo punto. Ecco, sempre dando uno sguardo ai precedenti, nell'anno di Zeman, in quel vittorioso campionato, si fecero 6 punti, poi con lo scorso anno con Zauri 6 punti, la migliore partenza c'è stata con Galeone nel 99-2000 con 7 punti. Ecco, sì, la classifica non si deve vedere, però considerato che manca questo peso offensivo, considerato che manca l'uomo più in forma, Maestro, come si fa a restare un attimino sereni, perché la serenità poi paga sempre in ogni momento? Ma direi innanzitutto che in effetti mai come in questa stagione attenuanti non mancano, nel senso che il Pescara comunque è la squadra che ha concluso il campionato
più in là e con tutta la vicenda Covid è andata insomma in agosto inoltrato e quindi ovviamente tutta la tempistica anche del mercato, anche delle dinamiche di assemblamento della squadra ne hanno risentite. Tra l'altro è anche una delle squadre che ha cambiato di più e inevitabilmente in qualche modo si paga dazio. Detto questo, più che per la classifica, perché poi è anche vero che i precedenti insomma, a cui facevamo riferimento appartengono diciamo, anche a un format diverso, certo. Qui il campionato è molto più lungo, c'è molto più tempo diciamo, anche per recuperare, però è chiaro che quando poi si inizia a rincorrere si crea anche una condizione da un punto di vista mentale, psicologico che toglie convinzioni, toglie certezze e invece ovviamente anche il tipo di calcio che punta ad esprimere Oddo, un calcio comunque propositivo, ha bisogno di leggerezza mentale e ha bisogno di convinzione. Ecco, per esempio nell'ultima gara con l'Empoli, cosa si poteva fare di più? Ma la gara con l'Empoli dal mio punto di vista complessivamente era una gara che il Pescara non ha meritato di perdere, non fosse altro perché l'Empoli, anche per quella che è diciamo, il potenziale della rosa, candidata alla promozione, sì, diciamo, non ha fatto vedere insomma, nulla di strabiliante, quindi poi lì è anche da capire dove iniziano i limiti, i demeriti dell'avversario e i meriti anche del Pescara nel contenere i giocatori avversari. Detto questo, però, è stata una prestazione con diversi chiaroscuri, ma anche nell'ambito della stessa partita ci sono stati elementi, non so, a me viene in mente Omeonga che ha fatto un primo tempo, insomma, dal mio punto di vista positivo, è stato molto propositivo, molto dinamico, il secondo tempo è scomparso dal campo. Gli stessi terzini in fase diciamo, di appoggio, in fase di costruzione, insomma, sono stati anche piuttosto preziosi, molto meno, non altrettanto, in fase di contenimento dove hanno avuto insomma, diverse difficoltà. Ecco, possiamo analizzare, mentre tu continui il tuo discorso, intanto rivedere questi due gol subiti, il primo con il colpo di testa di Romagnoli, quindi dicevi i terzini e più in fase di spinta hanno prodotto sì, qualcosa. Si sono insomma, fatti apprezzare sì, sia Masciangelo ma anche nel primo tempo Ventola si è proposto con ecco, una buona personalità. Colpo di testa di Romagnoli vediamo che nella marcatura c'è qui Omeonga che c'è Omeonga ma si è un po' rischiato, ecco, Omeonga proprio non è saltato di testa nell'occasione. Ti sorprende che era stato indicato proprio Omeonga? No, non lo so se è stato indicato, ci si è trovato, voglio dire, perché non è. È ovvio che la sapeva che Omeonga. Ah, ecco. Andrea aggiunge che era Omeonga l'ha detto sì, per Romagnoli. Era Toddo. Sì, anche perché l'ho visto anche su un altro paio di corner, era sempre lui che tornava su. Però è rimasto proprio fermo, lui è in possesso di un'ottima elevazione, come un gare, anche perché però, poi però l'Empoli ha la mantia. Se l'è perso, non lo ha contrastato per niente. Ma non è che se l'è perso, quello c'ha 20 centimetri di più. In effetti è difficile da prendere. Sì, voglio dire, non è stata sicuramente è stata una leggerezza. La leggerezza difensiva. Però... E andiamo a vedere poi anche il secondo gol, mentre conclude il discorso Stefano. Sì, no, anche per esempio la prestazione di Bocchetti, approcciandoci al secondo gol, è veramente un peccato, secondo me, questa macchia diciamo, nella gara, perché invece secondo me aveva dato, nonostante è chiaro che sia in una condizione ancora tutta da accrescere, però a me non era dispiaciuto, insomma, aveva dato esperienza, solidità, insomma, si quindi era disimpegnato. Sono stati pagati a caro prezzo questi due errori. Sì, sicuramente, sono stati proprio due grossi errori, ma cioè che hanno fatto la differenza poi, perché sul piano del gioco della partita, la partita è stata abbastanza equilibrata, voglio dire, Pescara ha provato almeno con tutti i limiti che aveva. Perché non ci sono state grosse emozioni da entrambe le parti. Assolutamente, ci sono grandi parate del portiere, però è chiaro che appunto, se andiamo a vedere i problemi in Pescara, intanto voglio dire, Bocchetti deve per forza crescere, perché insomma la prima partita che fa, credo che stesse fermo già da diversi mesi, sicuramente non può essere messo in discussione, quindi questa leggerezza è anche un problema di abituarsi alla partita.
A me, secondo me, chi deve crescere questa squadra, per far crescere la squadra, almeno per quello che ho visto finora, è Valdifiori. Cioè, lì la differenza vera che ho visto io tra le due squadre è stata proprio tra i due centrali, cioè, perché Stura, che è stato il giocatore universale tanto che insomma, non è ancora il Valdifiori che conosciamo, assolutamente, così è quasi, vorrei dire, non dà un grosso contributo, mentre per Stura, che insomma, l'allenatore Oddo ha anche previsto la marcatura di Bocic, che andava dal fastidio, però questo si liberava, andava da tutte le parti, è stato veramente il regista di questa squadra, che ha fatto, a parte poi i cross sui calci d'angolo e via, perché anche da lui sono partiti il gol, voglio dire. Il grosso problema di Pescara è anche a centrocampo, in questo momento è la squadra che sta dando quello che può e che sicuramente non è sufficiente in questo momento, anche perché è chiaro che le assenze contano. Però io che mi aspetto che al centrocampo, insomma, ci sia una maggiore linearità, insomma, Valdifiori deve essere il regista che fa giocare la squadra, le mezze. Però tutti puntano l'indice sull'attacco, è vero che mancano i titolari, Seter e Asensio. Se avessi si cerca di arrangiare lì davanti. Se tu avessi un centrocampo che sostiene come si deve la fase difensiva e dei difensori che si distraessero un pochettino di meno, forse fai qualche volta 0-0, c'è poco da fare. Sia l'Empoli è squadra più forte del Pescara. Il Pescara non meritava di perdere, ha problemi in attacco, ha problemi in fase conclusiva, non solo per il centravanti, perché non arrivano le conclusioni da nessuna parte, no? Eccetto la super giocata di Maestro. Però dopo fai pure le fesserie in difesa e dove vai a trovare rimedio? E questa della difesa è un problema dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa, non lo so, ci sarà qualche maledizione, qualcuno ecco, andata... Con l'Empoli ha giocato Bocic, domani pensate che possa essere inserito, non so, dico gli altri nomi, Capone, Belloni, Riccardi, come si orienterà secondo voi Oddo, che ovviamente non ha fatto trapelare nulla, Riccardo? Credo che Capone troverà posto, anche perché non abbiamo veramente attaccanti, poi merita il ragazzo di comunque di essere trovato, quest'anno ha giocato molto poco e credo che se non c'è neanche Maestro ci sarà comunque Galano che giocherà, Capone, e credo basta davanti, credo che giocherà Capone al posto di... Vorrebbe rientrare Mimusciai al posto di Maestro, questa è un'indicazione dopo probabile. Dopo la partita di Brescia un puntello a centrocampo lo farei, perché c'è stato molto scollamento e credo come comunque, di Brescia? Perdonami, di Empoli. Ah, scusa. No, scusa tu. E credo comunque che Totò abbia trovato veramente, anche analizzando quello che ha detto, che è proprio il fatto che a centrocampo manca il Valdifiori che fa da collante tra difesa e attacco, forse questo è uno dei problemi che abbiamo. Cioè, insomma, ancora riusciamo a capire, a vedere l'identità di questa squadra, è vero che è una fase di costruzione, la fase di costruzione fa molta fatica, anche perché vuol dire, questa è una squadra che come l'allenatore cerca di giocare anche sugli esterni, ora giocare sugli esterni è vero, mentre l'ha fatto il suo, però non basta, vuol dire, d'altra parte Masciangio, insomma. E poi è chiaro che se non scorre, non è l'azione, non è fluida dal centrocampo, fai pure difficoltà ad uscire. A un certo punto poi la ripresa Odd ha anche provato la difesa a 3, cercando appunto di aggredire un po' di più l'avversario, però non ha dato. Il problema è che poi di davanti c'hai poco. Quindi secondo me in questo momento, se non hai né Ceter né Asensio, vale la pena giocare senza attaccanti di ruolo, voglio dire, secondo me. Cioè, ad esempio tu un Belloni non lo rischieresti domani, o daresti secondo più spazio no, a uomini Riccardi, Capone, sì, Bocic? Riccardi, Capone, Galano, cioè gente che fanno movimento lì davanti, che danno... Che Capone che al di là della posizione diversa in campo dovrebbe giocare magari al posto di Maestro, anche se... hanno anche un po' di caratteristiche diverse. Capone un altro. No, c'è Riccardi per giocare, ecco, al posto appunto, suo. Riccardi, Bocic è bravo, ma è un esterno. Nell'unica azione che è andato sulla fascia sinistra, ha lasciato sul posto l'avversario e si è fatto vedere. Certo, se giochi in una posizione un inizio... non suo.
ovviamente positivo, è per la squadra, è per Oddo. Perché... Ma poi tutti questi problemi muscolari, tutti questi infortuni, se io mi dico questo si apre perché si apre un ventaglio, perché dice, beh, dove stanno? Beh, non lo so, una volta si fa male uno, una volta si fa male un altro, una volta che dice, non ci vogliono più 3 giorni, ci vogliono 10 giorni, ci vogliono 3 settimane. Vedendo quello che succede altrove mi sembra che c'è qualcosa di strano, vedi? Qualcosa che non funziona, diciamo, ma che ti devo dire? Io non lo so, perché non sto lì dentro, giudichiamo dal di fuori, e dal di fuori, eccolo qua. Si pensava che Asensio potesse rientrare, e mentre di colpo adesso non solo non gioca domani, ma addirittura eppure è in forze per la partita successiva con il Frosinone. Quindi le difficoltà maggiori che sta avendo sono difficoltà su difficoltà da chi può andare in campo o meno, quali sono secondo voi, Stefano? Dal mio punto di vista la problematica, diciamo, della prima punta credo che sia determinante in un sistema di gioco come quello di Oddo. Voglio dire, anche contro l'Empoli in determinate fasi della partita lo abbiamo anche visto, cioè per quella che è la mole di gioco che comunque si cerca di costruire, abbiamo visto tanti palloni in mezzo, ma l'assenza di un uomo d'area fondamentalmente è un problema diciamo di rimente in qualche modo. Io credo che le fortune del Pescara in prospettiva siano necessariamente e inscindibilmente legate a quella che sarà anche il rendimento dei vari Asensio e Seter, quando riusciremo appunto a vedere in campo. Problema, se non li ha in campo il problema. Certo, no, perché sta diventando obiettivamente... Difatti noi quando le cose migliori che abbiamo visto a Pescara, in amichevole, le prime, soprattutto la fisicità di Ceter, esatto, che comunque è un punto di riferimento importante sia per i centrocampisti, certo, per gli esterni, non puoi rinunciare. Poi se rinunci, non hai né Ceter né Asensio, a mio avviso, è inutile giocarsela, è meglio giocarsela senza punta, cercando la velocità, e soprattutto sotto questo aspetto deve crescere proprio la maturità di Valdifiori, anche di Memushai, cioè trovare un modo di attaccare diverso rispetto a quello che, perché se non ce l'hai è inutile che scendi con i difensori, come l'hai vista, hai detto pure tu, i difensori vanno giù, però dopo il cross non lo fanno perché non c'è nessuno in mezzo all'area, o se lo fanno chi lo prende? No, appunto, non lo fanno perché proprio non c'è nessuno fisicamente, quindi magari cambiare qualcosa sotto quell'aspetto. Credo che l'allenatore lo stia studiando, insomma, come dare, sempre col fatto, certo, che comunque poi in questo ambiente reduce da una stagione travagliata, certo, che si è conclusa solo con il rigore di Masciangelo a Perugia, non è che in questo Oddo è facilitato, perché la gente non ha più pazienza, perché ha timore di rivivere un'altra stagione pericolosa, quindi anche su questo, secondo me, scusa se ti interrompo, bisogna andare con i piedi di piombo, come si vuol dire, perché l'anno scorso la partenza del Pescara con Sauri fu, lo ricordavi tu, dopo 3 partite 6 punti è una buona partenza, la squadra stava andando bene, poi è successo tutto quello che è successo, magari quest'anno tutto il contrario, e poi nella seconda parte magari scopri che di avere una squadra in grado di poter raggiungere la salvezza con grande tranquillità. Adesso è un momento di una emergenza totale, allenatore nuovo, squadra con tanti giocatori nuovi, tanti infortunati, non è facile venire a capo di una situazione del genere. Adesso secondo me è il momento, al di là delle critiche, al di là di chi ha più fiducia, chi ha meno fiducia, di guardare un momentino oltre l'ostacolo, come si suol dire, e di avere un pochettino più di fiducia e pazienza, aspettando che prima o poi farà giorno. No, tra l'altro... E alla vigilia, scusami Stefano, alla vigilia della partita di Venezia vorremmo sentire uno che ha vestito sia la maglia dei Lagunari sia quella del Pescara fino a qualche istante fa, cioè qualche mese fa. Mi riferisco a Cristiano Del Grosso, che abbiamo in collegamento. Buonasera Cristiano, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai? Buonasera a voi, tutto bene, grazie. Tutto bene. Intanto ieri è arrivato anche un buon risultato per il tuo Giulianova, che non fa male, quindi siete anche un po' più tranquilli dopo Tolentino, no?
Bene, avremmo meritato una vittoria, però insomma, dai, è importante aver portato a casa qualche punto. Questa è la considerazione più importante. Senti Cristiano, prima di parlare di Venezia Pescara, ci dici come stai seguendo la tua squadra, un po' la squadra del cuore, quella bianco-azzurra che hai lasciato qualche mese fa, però te la senti ancora dentro quella maglia? Bah, io seguo il Pescara costantemente, ogni giorno, vivo lì, quindi è normale che mi interesso. Poi, insomma, sto seguendo che la squadra sta disputando un avvio un po', diciamo, difficile, però io, come ho sempre detto, credo al valore di Oddo, al valore della squadra, e quindi prima o poi ci serve un po' di tempo, diciamo così. Ecco, come si superano questi Quindi momenti? Hai saputo che per esempio per domani a Venezia non ci sarà Asensio, non ci sarà Maestro, che era l'uomo più in forma. Insomma, sotto quell'aspetto non c'è molta fortuna, però bisogna superarle tutte le difficoltà, no? ma assolutamente sì, io insomma, poco fa ho saputo che il maestro non c'era e mi dispiace perché è uno che magari potrebbe spostare gli equilibri, però io credo che si possa far bene al di là delle assenze, al di là che ci possono anche stare durante un campionato. Quindi non ci dobbiamo aggrappare alle individualità, ma soprattutto andare a sfruttare il senso della squadra, della compattezza del gruppo. Quindi chiunque scenderà in campo, io credo che il Pescara, l'ho sempre detto, sudare la maglia del Pescara è la cosa più importante. Fare un risultato positivo fuori casa potrebbe dare uno slancio incredibile, e io ci credo, Senti, perché tu che anche conosci se anche la soffro piazza, perché tu che conosci anche la piazza di Venezia, mentre stiamo rivedendo il tuo gol contro il Palermo di 2 anni fa, nella gestione Pillon, tu che conosci la piazza di Venezia, anche la squadra di Zanetti, è una formazione temibile, quello è sempre un campo molto insidioso, anche se il Pescara nelle ultime stagioni ha sempre pareggiato lì. ma è un campo molto piccolo, è un campo insidioso, certo. Zanetti è un mister preparato, è un mister che comunque sta emergendo adesso, ma comunque ha delle idee. Però è un campo insidioso perché è piccolo e quindi ci vuole molta fame, molta grinta, molta compattezza, e poi pungere, secondo me, sul fatto che davanti possiamo far bene. Io credo che, insomma, da quello che ho visto, il Pescara c'ha tante armi Ecco, tu da senti ancora, poter. sicuramente sentirei ancora i tuoi ex compagni. Ovviamente l'inizio non è stato promettente a mo' di risultati, però c'è tempo per recuperare. Certo, bisogna cominciare a far punti, altrimenti dopo viene anche una depressione generale. Assolutamente, io ho sempre detto che i punti si devono fare, però io ho sempre detto che con una rifondazione del genere ci serve tempo. Io quando militavo a Cagliari, per dire, nel 2007, Allegri nelle prime 5 partite ha subito 5 sconfitte e poi ha portato il Cagliari in Coppa UEFA quasi. Quindi non significa adesso mangiare, come dire, posso essere anche volgare, un po' di cacca adesso è meglio perché poi riparti di slancio, affinché magari invece che magari partire a razzo e poi ti blocchi e hai delle difficoltà. Quindi io sono molto fiducioso perché la squadra è compatta, sta bene, mi serve un po' di tempo, tutto qua. Allora, cosa ti auguri tu per Venezia Pescara da doppio ex? Ovviamente tiferai Pescara, anche se a Venezia hai lasciato un ottimo ricordo. Ma io a Venezia ho fatto una semifinale playoff col Palermo, ho fatto un anno incredibile con Pippo Inzaghi, che
È stato un anno veramente bello sotto tutti i punti di vista. Ho lasciato un bel ricordo, però io tifo Pescara, quindi io spero che il Pescara possa fare 3 punti per, come ho detto poc'anzi, per ripartire poi di slancio e si va, poi si va e ci divertiremo. Io sono pescarese, quindi tifo Pescara, poi Venezia. Speriamo che vada in porto questo tuo pensiero ottimistico, ce l'auguriamo tutti. Cristiano, noi ti ringraziamo, non ti rubiamo altro tempo perché hai impegni familiari, quindi grazie per essere stato con noi. Ci rivedremo presto ovviamente a Pescara. Grazie Rico, tu grazie sei a voi. Ovviamente di casa. Grazie ancora a Cristiano Del Grosso. Andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. We'll be right back.
Rientriamo in diretta, sono le 21:37 minuti. Allora, Andrea Costantini, gli aggiornamenti dagli altri campi? Non ci sono gol, in Serie A è finito il primo tempo, 0-0 tra Verona e Genoa, si sta giocando invece il primo tempo ancora al Partenio Lombardi, 0-0 tra Avellino e Juve Stabia. A te. Abbiamo parlato finora di carenza di attaccanti nel Pescara per le assenze di Asensio, di Seter, noi di attaccanti qui ne abbiamo avuti tanti a Pescara, gli ultimi sono stati la Padula, Immobile, grandi cannonieri, ma un grande campione ha vestito la maglia bianco-azzurra in quel ruolo, corrisponde al nome di Andrea Carnevale che abbiamo in collegamento diretto da Udine. Buonasera Andrea e ben ritrovato, come stai? Buonasera Enrico, buonasera a tutti, è un grande piacere, grazie dell'invito perché insomma parlare del Pescara e di Pescara è sempre un grandissimo piacere, credo. Soprattutto poi dopo una grande vittoria come quella di ieri con il Parma, una vittoria sofferta ma meritata, no? Assolutamente sì, ieri insomma si è vista una grande Udinese, per fortuna abbiamo ottenuto i 3 punti, insomma, e ci fanno ben sperare. Penso che abbiamo fatto un mercato abbastanza buono, abbiamo preso giocatori molto importanti come Pereira, insomma anche De Lofeo, sono gli ultimi insomma che sono arrivati dal Watford, squadra nostra di Londra. E quindi insomma ci fa ben sperare, abbiamo secondo me un'ottima squadra, un'ottima rosa. Senti Andrea, intanto in studio ti salutano Antonio De Leonardis, detto il Baffo, che è sempre giovane nonostante qualche capello bianco, poi Francesco di Francesco, Francesco di Francesco che ti ricorda con piacere, Riccardo Clinco e Stefano Buda che sono altri ospiti qui in studio. Andrea, allora ti chiediamo subito intanto di Massimo Oddo che tu hai avuto a Udine 3 anni fa e qui a Pescara ha vinto un campionato, ora è tornato. Però l'inizio non è stato positivo a suon di risultati perché è soltanto 1 punto in 3 partite, tantissime attenuanti. Ecco, di Massimo Oddo il tuo giudizio intanto come allenatore, perché con voi ha iniziato in maniera splendida. Beh, devo dire innanzitutto che con Massimo ho avuto un buonissimo rapporto, l'ho trovato un ragazzo splendido, molto intelligente, ha fatto una parte di campionato straordinaria, ma poi diciamo nella parte finale purtroppo abbiamo subito 11 sconfitte. Quindi cosa poi è successo in quel periodo, Andrea? Sinceramente Enrico, io ancora me lo chiedo, perché noi eravamo addirittura in zona Coppa UEFA. Noi siamo andati a giocare l'ultima partita che poi ha fatto Massimo Oddo a Torino, se non vado errato, siamo andati in vantaggio con un gol regolare e poi abbiamo perso la partita. Se avessimo vinto quella partita lì, noi come Udinese eravamo già, non dico in Coppa UEFA, ma eravamo diciamo in zona Coppa UEFA. Cioè lui vinse le prime 5 partite, se non vado errato. Esatto, lui ha vinto le prime 6 partite o 5, sì. 6 partite, mi corregge. 6 partite, esatto. Poi mi sembra nel finale del girone d'andata, insomma, abbiamo perso la bellezza di 11 partite, insomma, lì effettivamente anche noi ci siamo messi anche un po' paura perché insomma abbiamo rischiato fino alla fine, perché poi lui è stato diciamo esonerato e quindi ci siamo salvati effettivamente l'ultima partita con fortuna. Sono le cose inspiegabili del calcio queste. Sì, esatto, sono cose inspiegabili perché insomma la squadra non era fortissima all'inizio ma non era neanche scarsa alla fine, no? Voglio dire, certo. Abbiamo fatto diciamo un inizio campionato scoppiettante con lui, ripeto, 5 vittorie con un pareggio, abbiamo fatto veramente buoni punti. Poi nella parte diciamo iniziale della seconda parte del campionato ci sono state 11 sconfitte, noi ci siamo salvati nelle ultime 8 partite, per fortuna. Enrico, sinceramente non so spiegarmelo neanche io, sinceramente sai, ormai è acqua passata. Certo, certo. E andiamo avanti, insomma. Ecco. Senti, secondo te Pescara può essere il nuovo trampolino di lancio per Oddo? Ma io me lo auguro, perché è un ragazzo che poi ha anche delle buone idee di calcio, sinceramente, perché effettivamente, ripeto, la prima parte
qui all'Udinese ha fatto molto molto bene, una squadra molto ordinata, spumeggiante e ripeto, anche con un buon calcio. Pescara, ripeto, sì, è partito quest'anno diciamo maluccio, ha fatto due sconfitte in un pareggio, però c'è anche da dire, insomma, siamo solamente alla terza partita, bisogna dargli anche un po' di tempo, no? Io penso che una squadra con tanti giovani molto interessanti, perché insomma sì, li conosco, sì. Asensio, insomma, Riccardi. Ecco, Asensio che giocatore è, Andrea? Chi questo? Asensio. Ma Asensio è un bello attaccante di area di rigore, onestamente ancora è giusto fargli fare ancora qualche anno di Serie B, però secondo me è un attaccante che fra qualche anno può approdare insomma in Serie A, perché ha un bel fisico, in area di rigore insomma è forte fisicamente, ha un bel tempismo sul gioco aereo. Io penso che fra qualche anno lo potremo vedere anche in Serie A. Ripeto, io stavo dicendo, scusa Enrico, che è una squadra abbastanza anche assortita, no? Di giovani, sì, sì, ma anche di giocatori abbastanza esperti, quindi trovo del tutto, diciamo così, sconsolato, nel senso che magari ha perso queste due partite con una squadra anche abbastanza esperta, però ecco, diamogli un po' di tempo, insomma. Ci vuole la tua presenza, perché lo scorso anno tu andasti a Pordenone a vedere, anzi a Udine, Pescara, Pordenone-Pescara, sì, ci vedevo, e sì, il Pescara, sì, vinse la partita. Quindi se puoi domani andare a Venezia, una gentilezza, scherzo, ovviamente, per portare fortuna. Insomma, ci sono... Riga, ci mando un mio osservatore. Ecco, va bene, va bene. Sì. Allora, gli amici in studio poi si vogliono togliere le curiosità con te, perché adesso rivedremo anche qualche gol, ovviamente, tuo. Totò, sì, magari ad avere un carnevale in squadra. Ah, difatti la sua presenza apre la porta dei rimpianti, perché quello che ci manca è soprattutto l'attaccante, è vederti e ricordare quello che hai fatto a Pescara. Diciamo che la salvezza te la sei inventata da solo, insomma, nonostante. Grazie. A parte quello, insomma, per cui sì, è ovvio, in questo momento tra l'altro il Pescara ha proprio questo grandissimo problema di avere Asensio che non è disponibile, c'è Terra non è disponibile, si ritrova senza attaccare. Secondo te, voglio dire, questo è un problema grosso per... soprattutto per questa fase del campionato in cui la squadra non è ancora pronta nemmeno magari a trovare soluzioni diverse, insomma, come si rimedia in situazioni di questo tipo? Ma innanzitutto mancano, da quello che ho visto, Asensio, poi anche il trequartista, come si chiamano, il maestro. Anche maestro, sì. Anche Ceter. Anche Ceter, insomma, sì, anche Ceter, che è un attaccante giovane, però insomma uno che ha fatto sempre gol sia in Slovenia, anche nella primavera della Roma, se non vado errato, è lui, no? Seter, sì. Giusto, Rico? Lui è stato a Cagliari e con il Chievo. È stato a Cagliari. Ah, Cagliari e Chievo, scusa, no, sì, mi confondo con l'altro Seter, scusa. No, per me sono attaccanti bravi, è chiaro che domani, secondo me, io Venezia la considero una buonissima squadra e devo dire che c'è anche un bravissimo allenatore. Quindi domani secondo me il Pescara deve essere molto attenta, però ripeto, la squadra ce l'ha, gli uomini ce l'ha, quindi insomma io penso che il Oddo sa benissimo cosa fare domani, sa che è una partita molto difficile, sicuramente si affiderà ai più esperti, chiaro mancano i migliori, però domani è una partita che deve essere diciamo determinante, dico determinante perché due sconfitte con un pareggio domani deve essere anche la svolta, io me lo auguro, insomma. Senti Andrea, prima di lasciare spazio agli altri, però ci devi levare una curiosità, perché tu sei stato con Massimo Oddo a Pescara, avevi Franco Oddo come allenatore, ti sei chiarito anche con il papà di Massimo quando... Assolutamente sì, Enrico. Massimo, guarda, alla corte dell'Udinese. Allora, è stato proprio Massimo quando è venuto qui che ha tirato fuori questa cosa qui, insomma, e io sinceramente gli ho detto: Massimo, ma tutto è passato, sai, io ero un po', anche io con la mia testa, insomma, non ero tanto normale. E quindi insomma c'è stato qualche scontro
E devo dire che l'abbiamo chiamato in diretta con Massimo e devo dire, ripeto Enrico, ormai io ho 59 anni, sai, ma tutti insomma, siamo vecchi ormai, quindi... siamo un po' vecchietti così, quindi insomma è acqua passata, ripeto, io lo trovo anche una brava persona e poi ripeto, lui aveva le sue idee, io avevo le mie, insomma, e qualche volta ci siamo scontrati, però me l'ha passata al telefono, devo dire è stato molto carino e io gli ho detto mister mi scuso, insomma avevo un po' la testa anch'io, no, un po' ancora turbolente, no, turbolente. E quindi ho detto mi dispiace molto, insomma ci tenevo a portare un po' il Pescara in Serie A, questo non è accaduto, ci rivedremo magari nella prossima vita, ecco, gli ho esatto. detto così. Quindi è finito così Enrico, è finito così, ti dico la verità. Stiamo rivedendo intanto i tuoi gol, quell'anno con Oddo, nella gestione Oddo, Maifredi Oddo, 28 partite e 10 gol, nella precedente esperienza con Rumignani sì. 24 partite e 14 gol, quindi numeri che ovviamente... non io Enrico devo dirti un particolare, perché quando mi chiamò Pierpaolo Marino, il mio sì. direttore oggi qui a Udine sì. Devo dire io non ci ho pensato neanche un secondo, credimi, perché io la conoscevo già a Pescara, c'ero stato, insomma l'ho vissuta anche un po' con amici eccetera eccetera, non ci ho messo neanche un secondo a dire di sì al Pescara, perché mi piaceva mi piaceva la città, questa società. E quindi poi l'ho dimostrata anche con i fatti, perché effettivamente certo. mi sono accollato un po' questa squadra addosso, perché se non mi ricordo io sono venuto a Pescara il 3 ottobre, c'era il mercato, c'era l'apertura sì. del mercato sì. e feci 10 gol che poi insomma conquistammo la salvezza, ma veramente fu un no, macigno 14 gol, 14 ah, 14 gol, vedi, manco mi ricordo, scusa Enrico. Ecco, e io così, quando mi disse Marino vieni a Pescara perché mi devi salvare, incontrai Sibilia nella sua azienda, il povero Sibilia, e disse presidente stia tranquillo perché io non sono venuto qua per i soldi e per svernare. Io sto bene, però sì, io sono venuto qua perché ho un obiettivo, è il mio carattere proprio, è così, e tu mi hai conosciuto Enrico. Certo, certo. E quindi ho detto, stai tranquillo presidente, io ti salverò la squadra. E così è stato fatto. Io, e poi tu insomma, venivi da Napoli, dove era stato anche Pierpaolo Marino, e sì, Marino diceva sì. sempre Pescara è una piccola Napoli, no? Sì, sì, esatto. Avevi ritrovato bellissimo. Quel calore che avevi avuto. Assolutamente, bravo, bravo. Io ho trovato il calore, avevo una tifoseria dalla parte mia e quando vedevo insomma che facevano il mio nome io mi esaltavo. Come avete potuto vedere, io ho 34-35 anni, ancora me li fumavo i giovani di 20 anni, vi dico la verità. Avrei potuto giocare ancora un altro anno, Enrico, però poi... Cioè, insomma... come Ibrahimovic di oggi, come Ibrahimovic sì, di sì, no, io credi, io potevo giocare, poi mi sono infortunato a Reggio Calabria, una serie di complicanze anche con il mister, dico la verità, tanto si può dire ora. Vabbè, però non ti allenavi, non ti allenavi mai, quindi no, 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 mi allenavo, dico, no, devo dire, allora, devo dire che anche se io ovviamente non è che potevo fare quello che faceva Margiotta, capito, no Enrico? Beh, avevo 35 anni, chiaramente io mi allenavo da mercoledì in poi, ma mi sembra anche giusto, insomma, non è che potessi fare l'interval training come si faceva una volta, no? Io cominciavo il mercoledì e fino alla domenica chiaramente io davo sempre il massimo e devo dire con anche buoni risultati, perché io fisicamente stavo bene. Poi ovviamente a Reggio Calabria mi sono fatto male alla caviglia e lì ho detto basta, non gioco più perché mi sono stufato. Che poi il periodo più sfortunato è stato con Maifredi, perché ricordo che nella gestione Maifredi tu anticipavi anche il ritorno a Pescara di un giorno, quindi ti allenavi sì. di più, avevi 2000 palle gol ma non entrava la palla nella gestione. No, è vero, è vero. No, no, è vero, è vero. Io ricordo la partita a Benevento con il Foggia, contro il Foggia, cioè proprio la sfortuna nera di quel periodo, per fortuna. Ma noi avevamo anche una buona squadra, dico, sì. Non c'è da dire che c'era solo Carnevale, c'era Totò Nobili, c'era Gelsi, c'era il Gianpaolo, Federico Gianpaolo. Gianpaolo, cioè eravamo veramente una buona squadra, sinceramente, insomma, non eravamo meno insomma le altre squadre. Chiedo agli ospiti in studio cosa vi ha colpito di Andrea Carnevale, Francesco. Intanto ti saluto e ti rivedo.
e ti grazie, risento con grande piacere. Ben rivisto, è il caso di dire. Grazie. Beh, il fatto che era una volta gli attaccanti che facevano gol venivano chiamati bomber, adesso non, anche questo non ho capito perché non è raro sentire parlare, cioè un bomber, perché era uno che faceva gol, era uno simpatico, quel poco che l'ho conosciuto io, perché è sempre poco, dimostrava simpatia, aveva voglia. Il modo come racconta che lui giustamente si riallenava dal mercoledì, stavo pensando, ma in fin dei conti anche Maradona lo faceva, bravo, mi ricordo le polemiche, perché lui tornava, perché poi purtroppo nel calcio a volte parlano tutti anche quando non potrebbero parlare. E io già allora, ma anche adesso dico, ma in fin dei conti è un giorno in meno degli altri, se poi però questo la domenica rende, chi se ne frega che il lunedì, la domenica, il lunedì, il martedì sta a Roma e poi il mercoledì torna qua a allenarsi. Ma al di là di questo, tu hai vissuto l'esaltazione totale, quando penso a te penso che se hai giocato con Maradona hai visto hai visto il paradiso. Il paradiso calcistico sulla terra, e hai vissuto una piazza come Napoli. Sì. Da dove nasce, ecco, questo tuo amore per Pescara? Dove sei stato accolto sempre con grande entusiasmo e tanta considerazione, però uno che ha vissuto quello che hai vissuto tu a Napoli, riuscire poi a ritrovarsi in una realtà come Pescara, che è una realtà più piccola ed era una categoria diversa, al di là poi del calore della città di Pescara nei tuoi confronti? Ma la città, insomma, mi ha ospitata, mi ha accolta veramente con grande simpatia, e io quando ho visto quella curva lì mi sembrava un po' la piccola Napoli, no? Perché cantavano, insomma, balzavano sugli spalti, facevano sempre, ondeggiavano al mio nome, e lì io mi sono esaltato. E poi io veramente, non lo dico per, insomma, per essere ruffiano, io sono stato benissimo a Pescara, ho trovato degli amici straordinari, anzi colgo l'occasione di salutarli un po' tutti. E ecco, due amici in particolare mi hanno detto di salutarti, Fabrizio Di Lorenzo e Massimiliano, ecco, Fabrizio, esatto, oggi è esatto. Proprio il compleanno di Massimiliano, quindi se vuoi fare... Allora auguri a Massimiliano, auguri. È vero Enrico, a me mi avete accolto da Dio, ripeto, a me mi è dispiaciuto solamente quella piccola parte con il mister, che ripeto, la mia grande amarezza, l'ho detto anche tante volte, è quello del secondo anno, cioè quando eravamo prima, siamo andati a vincere a Salerno, cioè noi veramente eravamo una bellissima squadra, e il mio obiettivo è di riportare il Pescara in Serie A, non vi dico delle bugie. Poi invece, non so, c'è stato un cortocircuito tra me e anche, insomma, l'allenatore, e quindi lì si è un po' rotto un po' il giocattolo. Però, ecco, ripeto, io avrei voluto portare il Pescara in Serie A, perché una piazza come il Pescara merita la Serie A. Io, ripeto, le squadre dove io nutro grande affetto sono la Roma, il Pescara, il Cagliari, dove ho giocato. L'Udinese, che oggi tuttora lavoro qui, certo. E Pescara mi ha impressionato per il mare, per il mangiare, l'atmosfera, bellissimo, guarda, veramente io vorrei ritornare una totta a Pescara da calciatore. Allora, speriamo. Un saluto anche da Riccardo Clinco e Stefano Budo, che sono più giovani, però ti conoscono ovviamente di fama. Qualche anno in meno, e quindi per me lui ha rappresentato quel calcio bellissimo di Maradona. La mia domanda è questa, sì, molto semplice: che cosa vuol dire essere l'attaccante di Maradona? Vuol dire essere concentrati. Io ad esempio, anche durante gli allenamenti, a me Maradona mi ha permesso di migliorare, perché io non potevo sbagliare un pallone quando lo davo a Diego. Quindi io anche quando mi allenavo con lui ero sempre concentrato, come se fosse la partita. Cioè, questo vuol dire che quando tu giochi con i campioni impari anche tu, perché io non è che avessi i piedi, insomma, alla Maradona, alla Careco e a Giordano. Però giocando con i grandi campioni, sinceramente, ho imparato anch'io qualche colpo alla Maradona, alla Careca. Grazie. Allora, Stefano Buda, un altro collega.
Sì, ciao Andrea, io anche per ragioni anagrafiche, diciamo che gli anni in cui tu imperversavi in campo ero in curva a fare il tuo nome. bello. Ero uno di quelli. Bella curva, bellissimo. Senti, no, volevo chiederti invece, sì. Fondamentalmente, ecco, oggi ancora vediamo un calcio completamente diverso, anche diciamo, le caratteristiche del centravanti classico, diciamo, sono piuttosto mutate un po' rispetto ai due tempi. Sono d'accordo. Chi è, diciamo, ecco, un calciatore che assomiglia a Carnevale attualmente in attività nel nostro campionato? C'è un nuovo Carnevale? No, dei giovani, io faccio questo mestiere qui, sinceramente non è che ce ne sono tantissimi. Uno che potrebbe un po' assomigliarmi, che ancora deve dimostrare, io conosco molto bene, è un po' questo Osimhen del Napoli, sì. Che fisicamente è molto più alto di me, però bello aitante, è forte di testa, insomma, è una bella gazzella, diciamo, anche in progressione, e poi è molto cattivo, ecco, molto cattivo. Quello che manca un po' gli attaccanti, anche giovani, negli ultimi decenni, manca un po' di cattiveria in questo calcio qui, diciamo, come attaccanti veri di una volta. In effetti, insomma, i più forti sono ancora i vecchietti, i vari Ibrahimovic, Quagliarella, insomma, no, Immobile. E non emerge un giovane ancora forte, no? Come i vecchi, insomma, tempi dove giocavo anch'io. Quindi ripeto, quello che può somigliarmi un po' di più è un po' Osimhen, quello del Napoli. Allora, Totò voleva chiedere una cosa a volo, poi diamo l'ultima parola a Andrea Costantini. Totò, e tra poco lasciamo Andrea. No, intanto ti voglio ringraziare per la schiettezza che non hai perso da quando eri giocatore, con qualche capello bianco in meno. È bello parlare di calcio con te. Vorrei ricordare un particolare, cioè che tu avresti potuto essere del Pescara già con qualche anno d'anticipo, perché ci fu proprio Repetto che suggerì, suggerì il tuo arrivo quando eri ancora, avevi 20 anni, e la trattativa era saresti venuto tu assieme a Cerone e Limido, che poi andò alla Juve, e purtroppo il Pescara quell'anno rifiutò, non fece questo che sarebbe stato un grosso affare, magari, voglio dire, tu avevi 20 anni, credo. Quando... Ma tu andrai, hai giocato con Giorgio, ripeto, sì. Sì, ma Giorgio sicuramente si ricorderà di me, perché abbiamo fatto un anno ad Avellino, io avevo 17 anni, quindi Giorgino era un po' più grande di me, di età, e quindi chiaramente io ero già un giovane, insomma, che faceva tra primavera e prima squadra, però Giorgio si ricorda benissimo, perché poi io non mi facevo mettere i piedi in testa dai giocatori più grandi, e stiamo parlando di giocatori che c'era Di Somma, Repetto, Cattaneo, c'era Cordova, ancora Ciccio Cordova. Ciccio Cordova, che praticamente mi fece un'entrata e mi dice: ehi ragazzino, non ti permettere tu, non ti permettere più. Allora gli dissi: la prossima volta te la do ancora più forte. E io avevo solamente 17 anni. A Ciccio Cordova, Enrico, non sto scherzando, eh. Quindi ecco, a me mi ha un po' contraddistinto un po' il fatto di avere la fame, il fatto di avere un obiettivo, cioè la cattiveria. La personalità, anche personalità. Esatto. Ecco, ripeto. Andrea, una domanda velocissima da spettatore. Ti diverti più, ti piace di più il calcio di oggi, o al di là della nostalgia perché eri giovane, il calcio dei tempi tuoi? Ti diverti di più, ti attrae di più? Quale? Allora, oggi è cambiato un po' tutto, no? Forse se nascevo più tardi, magari oggi, forse facevo qualche anno in più di attività, no? Ci sono serie, ci sono le preparazioni migliori, ci sono medici migliori, insomma, c'è una cultura diversa oggi, la serietà anche migliore, parliamo così. Però più bel calcio, secondo me, sono quelli degli anni
85, 95, fino al 2000. Quando hai giocato tu? Fin quando hai giocato? Esatto, sì. Per me c'erano i più grandi fuoriclassi in Italia. Cioè, parliamo che noi incontravamo il Milan e c'era Van Basten, Gullit, insomma, e Rijkaard, Baresi, Ancelotti. Cioè, onestamente, sì, adesso ci sono dei campioni. Ma Zico l'Udinese, dice Totò. Io ho giocato anche con Zico, cioè, io ho avuto la fortuna di giocare anche con Arthur, insomma. E che anche lui, insomma, un maestro di calcio. Cioè, effettivamente prima c'erano dei grandissimi campioni che oggi ci sono, ma non sono equiparabili a quelli di una volta. Allora, Andrea Costantini, sì. Poi lasciamo anch'io, Andrea. Io perché... saluto Andrea Carnevale, anch'io come Stefano Buda strillavo, urlavo, Carnevale faccio un gol allo stadio e anche al liceo. Esatto, quello lì, esatto, bellissimo. Chiedo se nell'Udinese, nei radar dell'Udinese, c'è stato mai Zappa, anche per il tipo di gioco che adotta l'Udinese con i due quinti, Zappa sì, che poi è andato al Cagliari, e poi se ci può parlare un pochino di Bocic che arriva dall'Udinese, che ora gioca da centravanti per via di queste assenze, anche se lui un centravanti vero non è, può adattarsi, ma in realtà lui ha un altro ruolo, ecco, visto che viene dall'Udinese Bocic. Allora, rispondo prima su Bocic, sì, un ragazzotto, ripeto, che ho avuto fino a 2 anni fa in primavera, però non ha mai fatto l'attaccante, cioè non c'è niente dall'attaccante. Spero che Massimo non mi ascolti oggi, sennò magari mi chiama, ma che cavolo dici? Non è neanche un consiglio, io dico solamente quello che penso, cioè Bosic nasce sulla linea. Allora se Bosic lo metti sulla linea, un 4-3-3, lui può essere devastante perché palla al piede, è talmente rapido e poi si butta la palla avanti e diventa devastante. Ma se lo mettiamo davanti alla porta, spalla alla porta, secondo me non può giocare. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda Zappa, sì, lo avevo nella lista, ma è un discorso un po' complesso, un po' lungo. Magari la prossima volta lo spiegherò Enrico, perché insomma... Cioè, che è successo dobbiamo... con Zappa? No, nel senso che è un giocatore molto bravo, ce l'avevo nella lista, ma tu sai benissimo che insomma il costo era un po' elevato, quindi chiaramente noi dobbiamo insomma guardare anche, no, all'aspetto economico. Certo. Quindi chiaramente sono giocatori bravi e difatti l'ha dimostrato, insomma. Ma io già lo conoscevo, insomma, viene dalla primavera dell'Inter, quindi solo se avessimo fatto un'operazione con l'Inter, magari come contropartita, Zappa magari si poteva prendere. Ma così, insomma, anche i 3, 4, 5 milioni per noi erano un po' tanti. Senti, Andrea, Galeone l'hai più risentito, l'hai più rivisto? Sì, come no, gli ho fatto fare una visita un anno fa. Sta sempre ogni male, tanto... Galeone, poi va benissimo. Ogni tanto viene, mi chiama e dice, Andrea, chiama il dottore, fammi fare un controllo, perché c'aveva insomma un ginocchio che gli faceva male. Sì, e quindi l'ho fatto visitare, e quindi vabbè, ma per me lui, insomma, è il mister straordinario. Anche con lui ha vinto un campionato, no? Sì, no. Vabbè, io ho vinto un campionato con lui, Enrico. Sì, io ho vinto un campionato Udine con lui. Certo. Ho vinto il campionato e mi ero rotto il ginocchio, poi sono entrato nelle ultime 8 partite, 8 gol e siamo andati in Serie A con lui. Lui Andrea, durante la pubblicità, prima che ci fosse il tuo intervento, ho detto Enrico, vabbè, ma teniamocelo una mezz'ora, sì, Andrea, sì. No, mettesi mezz'ora. No, ma Andrea, praticamente sono 33 minuti. Quando tornerà a Pescara ci verrà a trovare, perché lui dice quando volete, io vieni per Pescara sono sempre a disposizione. Vieni con Pierpaolo Marino, vieni con tutti gli amici, facciamo una rimpatriata. Volentieri, Enrico, volentieri. Andrea, grazie da parte di tutto lo studio, grazie. Anche da parte dei tifosi del Pescara. Grazie, un saluto a tutti i tifosi. E spero di vedere Pescara in Serie A, veramente, me lo auguro. Grazie Andrea, grazie a un abbraccio virtuale e alla prossima, grazie ancora. Grazie. Pubblicità e torneremo in studio tra poco. Fat
Spa, Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano, fapaimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto notti d'oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro. Corso Umberto 271 Monte Silvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 22:11 minuti, torniamo in diretta. Allora Andrea Costantini, gli aggiornamenti. Sempre una serata senza gol in Serie A, Verona-Genoa 0-0, siamo a 20 minuti dal 90esimo, siamo all'11esimo della ripresa da Avellino. In Serie C 0-0 tra Avellino e Juve Stabia. Senti, abbiamo novità per quanto riguarda il Venezia sulla formazione. Allora, per quanto riguarda il Venezia, è recuperato Felicioli, che però non dovrebbe partire dal primo minuto. Terzino sinistro sarà quasi sicuramente Molinaro. Dovrebbe tornare tra i titolari Malè, che aveva saltato l'ultima partita. Fiordilino, che era stato risparmiato, dovrebbe giocare anche lui. E in forte dubbio Tocordò, che ha dei problemi alla schiena, e quindi in cabina di regia potrebbe esserci Vacca. 4-3-1-2, Aramo rientrerà e sarà il trequartista. Davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Forte e Capello. Forte ex Juve Stabia, che era stato anche nei radar del Pescara nell'ultima sessione di mercato. Allora, finora è stato con noi un grande bomber come Andrea Carnevale, ora abbiamo
un ex centrocampista anche di valore, ma soprattutto è stato direttore del Venezia nelle ultime stagioni. Mi riferisco a Fabio Lupo, che abbiamo in diretta. Buonasera Fabio, grazie per aver accettato il nostro invito. Scusami se ti ho presentato come un centrocampista di qualità inferiore rispetto al bomber Carnevale. Mi sembra le carriere parlano chiaro in questo caso, quindi Andrea ha avuto una carriera importante, insomma, quindi di fronte ai numeri bisogna solo accettare. Ma insomma, però dopo hai fatto la rincorsa e sei passato a un livello superiore, perché ora sei direttore, mentre Andrea si diverte fra virgolette come team manager anche se in Serie A. Come stai Fabio? Bene, bene, tutto bene, insomma, a parte la situazione generale che non è certamente bella. Ho chiesto informazioni a Totò De Leonardis, che qui al mio fianco ti vede correre, quindi sei in grande forma. Bicicletta, corre, tutto fa. Salviamo le apparenze, gli ho detto Totò. No, lui corre ancora, forte. Subito gli amici vogliono sapere le richieste che hai avuto finora, che hai respinto, ma dove ti rivedremo? No, devo dire sinceramente è stato un mercato in tono minore, ma per tutti quanti, come credo per tutti quanti, e soprattutto poi a livello dirigenziale, in effetti si aspettavano tanti movimenti che poi anche a livello di grandi club che poi non ci sono stati, quindi direi che è stato sotto questo profilo qui un settembre abbastanza tranquillo, e onestamente non credo che ci siano grandi variazioni nei prossimi mesi, soprattutto a livello dirigenziale. Magari qualche panchina salterà, come capita spesso, con più frequenza, ma secondo me sempre con minore frequenza rispetto agli anni passati, perché questa stagione qui è una stagione nata in modo particolare e che proseguirà secondo me in maniera altrettanto particolare. Allora ti faccio solo una domanda personalmente, poi lascio la parola agli amici, anche perché sono stanco, quale sarà l'allenatore, il primo allenatore che salterà in Serie A? che domanda, mi metti nelle condizioni per dire. Allora, te la giro, qual è l'allenatore più in difficoltà, mettiamola così? Beh, dipende dai livelli a cui guardiamo. Se guardiamo la fascia alta, certamente in questo momento qui Inzaghi è in difficoltà, perché onestamente per come era partita, adesso c'è la partita di Champions, sta affrontando un momento non certamente semplice. Purtroppo purtroppo nella fascia bassa è chiaro che qualche difficoltà là ce l'ha Marco Giampaolo con il Torino. Io continuo a dire, l'ho detto anche qua pubblicamente, che non gli è stata costruita una squadra per le sue caratteristiche, per il suo modo di giocare, troppi interpreti lontani dalle sue idee, e questo secondo me gli sta creando qualche difficoltà, anche se poi il suo lavoro e se comunque si vede la squadra ha una sua identità, però qualche difficoltà c'è, ed è la difficoltà, ripeto, secondo me legata soprattutto alle caratteristiche dei calciatori che non si addicono alle sue idee. Invece Andrea Costantini mi diceva di chiederti di Pirlo se è in difficoltà. No, Pirlo secondo me non è in difficoltà. L'errore che si è fatto con Pirlo, che si fa sempre in questi casi, è quello di esaltarlo dopo la prima partita di campionato, pensando che abbia la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi e che possa trasfondere la sua scienza calcistica in tutti i componenti del suo organico, e non è così. Andrea Pirlo è stato un grandissimo giocatore, deve dimostrare di poter essere allenatore allo stesso livello. Ha delle idee, queste idee ancora devono concretizzarsi, devono ancora trovare i meccanismi, gli automatismi giusti. Se come Andrea Agnelli dice, che comunque gode tutta la sua fiducia, Andrea Pirlo avrà tutto il tempo per creare un giocattolo che assomiglia a quello che lui ha in mente, però bisogna dargli tempo. Incontra anche un aiuto che non è la Juve di 2-3 anni fa, che ha dovuto anche fare un mercato di un certo tipo. Bisogna avere in questo caso che Andrea Agnelli ha fatto una scelta molto molto coraggiosa, deve avere altrettanto coraggio nel difenderla. Allora parliamo, sì, sì. Fabio, è così anche per Otto, secondo te, qui a Pescara? No, non è così, perché... Così per, ossia dare fiducia, aspettare, se il progetto è quello, se si crede in quell'allenatore, in quella squadra, ci vuole tempo.
Questo io sotto questo profilo qui assolutamente sì, diciamo Massimo è stato portato qui con un progetto biennale, con un certo tipo di discorso per, di valorizzazione dei giovani, quindi di programmazione, di patrimonializzazione anche progressiva dell'organico, però la differenza tra Oddo e Pirlo, diciamo che Oddo conosce la categoria, conosce il mestiere allenatore molto meglio di quanto la conosca Pirlo, quindi bisogna incarnare il caso di Massimo e anche della stessa squadra, bisogna avere un pizzico di pazienza. Si è fatto un percorso di un certo tipo, come ho detto per la Juventus, si è avuto il coraggio di andare un po' a rinnovare, a iniziare quasi da zero, si sono affidate le chiavi di questa macchina a Massimo Oddo, bisogna avere fiducia in lui e in coloro che gli sono intorno per dare il modo e il tempo di fare ciò che è negli obiettivi. Parliamo del tuo ex Venezia, perché Fabio proprio in Laguna ha svolto un ottimo lavoro, quella salvezza con Dionisi che ha vinto a Pescara sabato, sicuramente l'avrai rivisto, no Fabio, il tuo ex allenatore che è sicuramente tra i tecnici più di prospettiva, no? Sì, Alessio è un tecnico emergente perché ha la capacità di dare un'identità alla squadra. Il suo Empoli è leggermente diverso dal suo Venezia, perché probabilmente conta su un giocatore di maggiore esperienza, non dico di maggiore qualità, ma sicuramente di maggiore esperienza, di maggior spessore. Insomma, giocava meglio il tuo Venezia, mi sembra di capire, per ora. A mio giudizio sì. Fin dall'inizio il nostro Venezia giocava un calcio migliore, molto anche più bello da vedere, con più palleggi, con più fraseggio, con più ricerca di soluzioni. Qui lui secondo me si è adattato all'organico e quindi ha snellito la fase di palleggio per affidarsi un pizzico di più alle qualità individuali dei calciatori, che sono obiettivamente importanti soprattutto nel reparto avanzato, perché quando giochi con la Mantia, Mancuso e Moreo che ti arriva dietro, è chiaro che la soluzione magari col cross, che in altre situazioni magari è penalizzante, invece in una squadra come l'Empoli diventa premiante, come purtroppo è accaduto qua a Pescara. Totò De Leonardis. Sì, ma un po' anticipato la domanda Enrico, ecco, la cosa che non ho avuto modo di chiedertelo, come mai tu hai fatto un grandissimo lavoro l'altro anno a Venezia, tra l'altro penso di avertelo detto all'epoca, Venezia credo che sia stata la squadra che ha offerto il miglior calcio visto a Pescara. E come mai si è interrotto questo matrimonio che funzionava? E poi, secondo te, visto che il Venezia giocava tanto bene l'anno scorso, come è cambiato secondo te quest'anno il Venezia rispetto a quello che hai avuto tu? Beh, per quanto mi riguarda, non vorrei annoiare i telespettatori, diciamo che io ero arrivato a Venezia con Tacopina, durante la stagione c'è stato un cambio di presidenza, non di proprietà, ma un cambio di presidenza, quindi si sono un po' invertiti gli equilibri all'interno societario, è arrivato questo nuovo presidente che aveva e ha delle idee abbastanza particolari, soprattutto voleva puntare su un calcio più condiviso a livello societario, un calcio basato sui dati, sulle statistiche, sulle analisi, quindi molto basato su quello che è un po' anche il background degli sport americani. Io onestamente avevo più di qualche perplessità su questo piano, abbiamo avuto varie discussioni, io avevo e ho un'idea del calcio totalmente diversa. Ritenevo che avrei meritato un'occasione, visto che comunque il mio calcio qualche cosa aveva prodotto, perlomeno a Venezia, così non è stato, vado via, sono andato via, abbiamo risolto il contratto con molto dispiace da parte mia, perché oltre al fatto di essere stato bene a Venezia, credo che insieme ad Armando Ortoli che ha condiviso con me questa avventura, abbiamo secondo me creato le basi per fare un lavoro che nel tempo sarebbe stato premiante anche per il Venezia. Il Venezia di adesso è cambiato in alcune individualità, è rimasta l'ossatura, è rimasta quella, sono andati ad inserire alcuni giocatori, secondo me alcuni anche di valore, sono forte, ad esempio un giocatore di indubbio valore, il Venezia ha fatto un grosso sacrificio da un punto di vista economico per andarlo a prendere, stessa cosa ha fatto con Mazzocchi. Uno degli attaccanti più corteggiati. Sì, l'anno scorso l'ha fatto molto bene, hanno fatto un gran colpo, sia sul piano, diciamo,
dell'acquisizione e anche sul piano contrattuale, insomma, il giocatore è stato gratificato. In questo il presidente del Venezia ha fatto qualcosa che nella stagione scorsa invece non era accaduto, perché le risorse, il budget erano evidentemente inferiori. Forse doveva, a mio giudizio, io avrei sinceramente migliorato i reparti con qualcosa di diverso. Loro hanno puntato per esempio su un giocatore come Tagordò, dove che secondo me, pur essendo un buon giocatore di categoria, aveva già dei giocatori nel ruolo, perché sia Fiordilino sia Vacca sono due bravissimi palleggiatori. Andarne a prendere un terzo mi è sembrato ridondante, quindi a questo tanto per dire. Però complessivamente è una buona squadra di categoria, perché c'è da dire che l'ossatura l'anno scorso era un pizzichino inesperta, quest'anno ha acquisito consapevolezza e quindi anzi maturità, e quindi è un Venezia un pochino più forte sotto il profilo chiedo agli amici in studio, parto da Stefano, poi Riccardo e gli altri, un manager preparato come Fabio Lupo, no, che ormai da anni sta girando in diverse società anche prestigiose a livello nazionale, come mai secondo voi non è profeta in patria? Stefano. È una bella domanda che trova risposta anche un po' in delle dinamiche che insomma, sono un po' sotto gli occhi di tutti. È un mondo questo del calcio dove insomma, ci sono anche dinamiche che vanno al di là poi dei meriti, della qualità. Della competenza anche. Della competenza che purtroppo è anche molto legato a relazioni, sponsor di vario genere, poteri diciamo e influenze di vario genere. Quindi, che poi questo è avvenuto anche sempre, come calciatore, perché a parte poi, la parentesi Francavilla, Fabio ha dimostrato in tante altre piazze il suo valore da giocatore, poi ha sviluppato questa nuova carriera dietro la scrivania, oppure tra l'altro sì, però veramente sì, senza quei compiti che avrebbe esatto avuto avere, esatto. Esatto, prego. No, infatti volevo tra l'altro riallacciarmi un attimo alla disamina che aveva iniziato poco fa, poi per sentiamo la controparte, sentiamo. per chiedere appunto che consiglio si sente di dare ad Oddo nell'ottica appunto della partita di domani, cioè per cercare di uscire, di fare risultato domani insomma nella gara contro il Venezia. Fabio, prima rispondi alla mia riflessione se vuoi e poi sulla partita di domani. Ma sai, capita spesso di non essere protagonisti nella propria città. Io tra l'altro parto come carriera da Pescara, perché grazie ad Andrea Iaconi, che mi offrì la possibilità di fare il responsabile del settore giovanile, la mia carriera parte da Pescara. Sì. Poi per varie ragioni non ci sono mai... Ecco, è andato via l'audio adesso... Appena detto il nome di Andrea Iaconi, tac. Poi non si è più verificato, però io devo dire che onestamente negli ultimi anni, pur magari incappando in qualche anno negativo, però il Pescara complessivamente negli ultimi 8-10 anni ha fatto stagioni importanti, quindi evidentemente hanno fatto bene a fare a meno di Fabio Lupo, perché complessivamente le società, le organizzazioni societarie vanno valutate nei risultati anche nell'arco medio-lungo, e credo che in questo arco Pescara abbia fatto bene, perché si è stabilizzato fra la Serie A e la Serie B, ha valorizzato tanti giocatori, ha visto passare tanti calciatori importanti del panorama nazionale, quindi Pescara complessivamente ha lavorato bene. Poi ci sono delle stagioni in cui le cose vanno meglio, le stagioni in cui le cose vanno un pochino meno bene, però complessivamente credo che Pescara sia riuscito a fare bene. La riflessione non era per coinvolgere chi c'è stato, soltanto una semplice curiosità, no? Perché molte volte si cercano professionisti a livello nazionale quando ce l'abbiamo in casa. Riccardo. Innanzitutto mai dire mao, mai dire mai. Ciao, direttore. Mai dire mao. Mai dire mai. Ciao direttore, anche perché lui viene sempre a vedere il Pescara, perché noi ci vediamo spesso appena libero, lui è allo stadio. E io ti volevo chiedere, da detto ai lavori, adesso c'è un po' di ridarola questa sera, come giudichi il mercato del Pescara quest'anno?
Il calciomercato del Pescara. No, io per me sono un calciomercato, secondo me, con delle buone idee. Forse dietro il reparto difensivo si poteva fare qualcosa in più, però complessivamente secondo me sarà destinata a una squadra che è in linea con quello che è il programma del club, cioè quello di abbassare momentaneamente i costi, ripartire, creare un programma biennale per poter poi raggiungere traguardi diversi nel tempo, ma strutturandosi. E quindi secondo me, in base a questo tipo di obiettivo, il Pescara allestito una rosa assolutamente all'altezza. Allora, Francesco Di Francesco, che hai conosciuto purtroppo, fra virgolette, nella tua esperienza teramana. Conoscevamo già, purtroppo, anche quella è un'altra pagina, diciamo, grigio scuro, va, per non dire nera, e per la carriera sua e anche per il Teramo. Senti, Dionisi, secondo te la sua qualità migliore, te lo chiedo, perché l'anno scorso credo che sia stato l'unico, anzi non credo, è stato l'unico allenatore avvicinato dal Teramo prima che il Teramo poi ripiegasse su Tedino. E siccome l'anno scorso il Venezia giocava bene, l'anno prima Limonese fece faville, e quest'anno l'Empoli giocherà forse meno bene del Venezia, però è lì tra... per primeggiare, la qualità migliore di Dionisi? Sotto il profilo tecnico è un allenatore in grado di dare immediatamente un'identità alla squadra, riuscendo a dare i giusti equilibri, le giuste distanze fra i reparti, quindi le sue squadre sono sempre molto ordinate, molto lineari, molto corte, sempre molto, molto attente. Invece fuori dal campo la sua capacità è quella di saper essere sensibile rispetto a un problema, ma poi cinico nella sua risoluzione, quindi questo cinismo abbinato ad un pizzico di presunzione gli dà la possibilità anche di fare scelte che a volte possono sembrare forti, però ripeto, sono assecondati da un cinismo e anche da un pizzico di presunzione che talvolta non guasta. Allora, chiudiamo con Andrea Costantini e poi ti lasciamo. Fabio, prego Andrea. Buonasera direttore, una curiosità, cito qualche nome: Capello, Fiordilino, Malè. Quale tra questi può sfondare magari anche in Serie A, se ci sono delle caratteristiche, delle peculiarità che possono consentire a questi ragazzi di andare anche nella massima serie? Beh, per età, diciamo, Malè è quello che ha più possibilità. Quest'anno ha avuto anche delle occasioni per andare in Serie A, è stato convocato anche in Nazionale Under 21, ha esordito ed è un giocatore che ha grandi capacità e, ripeto, per la sua età, perché è un 98, ha qualche probabilità in più rispetto a questi giocatori che tu hai citato. Io citerei anche Aramo, che è un giocatore che ha un calcio da Serie A. L'anno scorso ha fatto 11 gol e 8 assist per un trequartista che ha giocato in una squadra medio bassa, sicuramente non è da poco. Sono giocatori secondo me molto, molto interessanti. Ha fatto molto bene anche l'anno scorso Ceccaroni, che comunque è un 95, che è ancora giovane. Dovendo dire un nome, ripeto, è Malè, ma per la sua età, per il fatto comunque di avere già un palcoscenico importante come la Nazionale Under 21. Come finirà Venezia Pescara, Fabio? Una bella domanda. Però il Pescara, se gioca con serenità, non è presa dall'ansia, può, secondo me, con le caratteristiche soprattutto dei suoi giocatori che magari davanti, che in questo momento qui potrebbero non dare punti di riferimento alla difesa del Venezia, e trovare delle soluzioni di cui giovarsi e su quali magari provare a fare anche un risultato. Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento, ci tenevamo a sentire le tue parole dopo la splendida annata passata e soprattutto alla vigilia di questa partita tra Venezia e Pescara, ovviamente due squadre alle quali sei ancora legato. Grazie ancora e speriamo di rivederti al più presto in un club prestigioso, così come hai sempre fatto negli ultimi anni. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti. Studio. Grazie a Fabio Lupo. Grazie. Allora, andiamo a sentire l'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, nella conferenza stampa di oggi sulla partita di domani.
prevedo una battaglia come sempre, è una partita difficile contro una squadra forte che ha dei valori, che è sicuramente ferita perché viene da una sconfitta immeritata, perché ha giocato una buona partita e quindi vorrà portare a casa dei punti e noi dobbiamo cercare in casa di vincere le nostre partite. Come ho detto tante volte, i campionati secondo me si fanno in casa e penso per noi deve diventare un fortino. Abbiamo già perso una partita, noi l'abbiamo vinta e secondo me è già sufficiente così per quello che riguarda le sconfitte. Nello specifico, il Pescara quali sono i suoi punti di forza per quello che hai potuto vedere quest'anno finora? Ma intanto conosco bene il mister, è sicuramente una squadra che gioca a calcio, che comunque il mister è un allenatore che gli piace il bel gioco, il gioco di un certo tipo, è una squadra duttile che può giocare in vari moduli e ha dei giocatori tecnici, delle individualità importanti che può mettere in difficoltà chiunque, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Per vincere questa partita dobbiamo essere al 100% e se non lo siamo fisicamente lo dobbiamo essere dal punto di vista mentale. Allora, queste erano le parole dell'allenatore del Venezia. Allora, ultimo giro con i nostri amici in studio. Andrea, ci sono novità dai posticipi? Allora, controlliamo subito. Siamo sullo 0-0 sia a Verona, Verona-Genoa, siamo in pieno recupero al 92esimo, mentre ad Avellino mancano 12 minuti al 90esimo, anche qui 0-0. Senza gol stasera. Allora, Riccardo, che ti senti alla vigilia di questa partita, che ovviamente è una tappa di avvicinamento alla migliore condizione della squadra, però certo i punti cominciano anche a pesare, ma soprattutto a livello psicologico, perché poi si perde autostima. Per quanto abbiamo visto nelle tre gare precedenti, l'ultima è stata la migliore, quindi mi aspetto un po' di continuità, quindi un gioco. Ha detto bene l'allenatore, probabilmente noi dobbiamo cambiare modo di giocare perché non abbiamo davanti la boa, il centravanti, il bomber, e quindi giocheremo in maniera diversa e probabilmente troveremo delle iniziative diverse da proporre. Stefano? Diciamo che è chiaro che siamo in un momento del campionato in cui c'è tutto il tempo per recuperare, però è anche vero che appunto bisogna iniziare a muoversi. Si va a Venezia con una squadra in piena emergenza, ma è anche vero che il Venezia in queste ultime stagioni insomma ha costruito il grosso dei suoi successi e dei suoi punti in classifica fuori dallo stadio di casa, e potrebbe essere insomma una piazza, un campo diciamo non in qualche modo, non dico inespugnabile, ma comunque un campo un po' particolare, quindi un campo stretto. Poi c'è sì, anche se nelle ultime stagioni appunto non ha portato male insomma, certo, al Pescara, quindi pareggi, no? Andrea, bisogna cercare un po' di muovere la classifica, di tenere botta insomma fino a tempi migliori, fino a quando Oddo appunto non potrà contare su una rosa. Vediamo le partite del turno di domani, le gare inizieranno alle ore 21. Allora, Maurizio Da Qui adesso ci fa vedere il turno, quarta giornata, dunque Ascoli Reggiana, Chievo Verona Brescia, Cittadella Pordenone, Empoli Spal, Frosinone Entella, Pisa Monza, Regina Cosenza, quindi torna il derby calabrese, Vicenza Salernitana e poi il giorno successivo Lecce Cremonese alle ore 19. Francesco? Beh, è un momento di totale emergenza e quindi nei momenti di totale emergenza deve venire fuori il carattere di tutta la squadra, di tutti i giocatori, un po' di apertura mentale sul piano squisitamente tattico e delle scelte da parte di Oddo, e perché no provare una volta tanto a strappare un risultato positivo e quindi, magari, scusate perché è tardissimo, sì, Totò, quindi magari con una prestazione difensiva come si deve. Cambierà Oddo qualcosa nell'atteggiamento? Può speculare sul risultato? Quello che può cambiare è soprattutto la fase offensiva, poi dietro mi aspetto dei miglioramenti da parte di Bocchetti, anche dei due esterni, di rientra Balzano, che rivediamo, spero che sia nella condizione giusta. E quindi tra l'altro l'allenatore credo che sia stato bravo Oddo dopo la partita a sottolineare la prova della sua squadra, proprio per
probabilmente non ci crede nemmeno lui, però ha fatto un intervento giusto a mio avviso, proprio perché questo è un momento delicato, soprattutto per il morale e il carattere dei giocatori, quindi bisogna stare proprio sul pezzo in questo momento. D'accordo, allora Andrea, appuntamento domani sera a che ora? Ore 20:30, diretta stadio alle 21, poi la partita che racconteremo insieme ai nostri ospiti. Ti do il finale in Serie A al Bentegodi, 0-0 tra Verona e Genoa, medesimo risultato a 8 minuti dal 90esimo per Avellino Juve Stabia. Bene, chiedo scusa se abbiamo sforato questa sera, grazie a Loris Bennato, a Maurizio Da Qui, con replay ci rivedremo ovviamente lunedì prossimo sempre alle 21, grazie per averci scelto.